cominciato appena, insomma, praticamente andavo col babbo anche nei momenti di quando non andavo a scuola l'estate. Questo ci andavo da che età? Quando avevo 12-13 anni, quando la scuola finiva, i 3 mesi estivi, facevo festa, andavo col babbo a aiutare. Che facevi? Caricavi un po' di legnetto? Sì, quello che c'era da fare, un pezzo di legno, caricavo con il trattore. Anche cose. Sul bosco andavi? Sì, sì, qualche volta sul bosco. E poi dopo, a 16 anni, ho cominciato definitivamente in tutto per tutto. All'inizio sul bosco con motosega, trattore. Questo perché quello c'avevi c'era la patente. Fare. Sì. E poi a 18 anni ho cominciato sempre in giro col camion. All'inizio facevamo patente, anche. Dunque, la patente a 18 si prende, la patente sì, C. Sì, a 18 e 6 mesi si può prendere la C. Sì, tu l'hai presa subito, no? Sì, io insomma, 19 anni ce l'avevo. Dobbiamo camminare un bel pezzo per raggiungere le motoseghe? Sì, sì. Vai, vai. Troviamo un punto d'accesso buono. Io per me un buco dove ho. Ma tu spiegami, Alessio, ma qui come vi orientate? Va bene, dopo acqua. Basta un pochino di... Sì, vabbè, quando senti le motoseghe, ma quali alberi sì, quali no, come fai? C'è avete un'immagine? C'è il fosso. Qui è una delle meglio cose, perché di sotto c'è il fosso e lassù c'è la strada, non si sbaglia. Peggio quando i confini sono in mezzo al bosco. Praticamente c'è ne... Allora, l'80% delle volte è il fosso, il confine. I fossi sono i confini. Poi spesso ci sono le strade anche, si confinano. Qualche volta ci sono i picchetti, qualcuno c'ha. Ma non ci saranno pochi che hanno i picchetti, se no la maggior parte bisogna averci un po' occhio con la cartina. Ci vedo, qualche volta si sbaglia anche, non è che. Perché adesso poi questo è un bosco abbastanza piccolo, insomma, se no dei boschi grossi. C'è un po' di spirito questo. Adesso fai vedere, butta giusto 4 piante che almeno ti riprendono, magari tocca stare. Sì. Fino a marzo viene fatto il taglio, questo qui che avete visto, poi da marzo inizia fino alla fine di giugno viene fatto il lesbosco, praticamente viene tolta la legna dal bosco con trattori, varicelli, dove non si arriva con i trattori viene tirata col varicello, con un cavo, con un grosso cavo che viene raccolto da una corona grande che viene tirata su dove non si va col trattore. Poi col trattore viene portata su un punto, su un campo, da qualche parte si può arrivare con il camion. E da lì si sega, la maggior parte si sega per la stufa, per il camino lì. E se no si riporta lunga al magazzino e si lavora al magazzino e dopo vengono fatte le consegne. Tagliano. Quando la sega è diversa, la sega è quella che. Questo è il taglio del bosco. Taglio. È una motosega. È una motosega. Poi c'è la sega a nastro, che viene, quella serve per segare la legna per la stufa, per il spezzetta, perché adesso viene lasciata lunga da 1 metro, 1 metro e 10. Poi con la sega a nastro viene tagliata da 30-20 centimetri a secondo sia per il camino o per la stufa. C'è quercia, cerro e elce qui da ste parti. E va tutta stufa e camino, tutta uguale. Sì, sì. Vabbè, dopo ci sono anche specie, c'è lo stucchio, c'è l'ornello, c'è altra roba che è un pochino meno buona per il fuoco, ma insomma viene bruciata uguale. Si taglia.